In questo video ho lanciato un brand abbigliamento in 24 ore. Ho creato un logo e design, creato il sito, trovato il fornitore e ricevuto incredibilmente delle vendite. Vediamo com'è successo. Ennesima sfida sul mio canale su un argomento che tanti di voi continuano a chiedermi. Come creare un brand abbigliamento oggi che apparentemente sembra il settore più saturo del mondo. E infatti le barriere all'entrata sono bassissime. Basta un disegno o una frase e boom, maglietta creata, sono pronto per diventare la nuova Nike. Non funziona proprio così. Quello che spesso manca sono le idee. Ciascun brand, abbigliamento o meno, si basa su delle idee, dei design, delle sensazioni che vuole trasmettere, che in qualche modo portano valore aggiunto al mercato. E noi cercheremo di fare la stessa cosa in questo video e non sarà facile. Per la sfida di oggi inoltre aggiungerò un grado di difficoltà. Infatti non sarò io a disegnare le mie magliette, ma mi affiderò a dei freelancer online. L'unico criterio che ho dato ai freelance è che devono essere delle magliette divertenti, stupide e nonsense. Infatti il mio brand si chiamerà Meta Irony. Letteralmente Meta Ironia. Modestamente il logo l'ho fatto io. Adesso capirete il perché del nome. Ora, così sembra ovviamente una cavolata, ma dovete sapere che c'è un nuovo filone della moda, un trend negli ultimi anni, che è chiamato Ironic Fashion. Essenzialmente composto da questo. Design oggettivamente brutti e fuori di testa, ma non abbastanza belli da essere presi sul serio per la moda e non abbastanza brutti allo stesso tempo per essere presi seriamente da chi li indossa. E li amo. Tutto questo mondo è l'evoluzione della maglietta stasera faccio la brava, che andava tanto di moda negli anni 2000 e che spero nessuno indossi più oggi, è riproposta in chiave moderna da persone che si credono alternative, si mandano meme su TikTok tutto il giorno e hanno la personalità di un comodino, come sottoscritto. Per questo che ho creato un brand così. Quindi signore e signori, rullo di tamburi, siamo pronti a vedere la prima maglietta del brand. Mela su una rana. Mi piace. Per un attimo, quando l'ho vista, ho avuto un mancamento, perché è bellissima. Cioè, non so perché mi fa troppo ridere. Spero di non essere pazzo e di non essere l'unico, vi prego, fatemelo sapere. Questa sicuramente la indosserò, e anzi l'ho già ordinata anche per me. La seconda maglietta invece arriva direttamente dai primi del 2000 e sintetizza perfettamente la bruttezza estetica di quegli anni. Talmente brutta che oggi è considerata innovativa e aesthetic, come piace dire ai giovani. E stavolta è in italiano. Signori, vi presento la maglietta ufficiale delle Olimpiadi di Briscola 1998, tenute a Ramazzano le Pulci, in provincia di Perugia. Su questa io non... non so veramente cosa dire. Probabilmente mi sto facendo le mani da solo. Tanto chi butta via i soldi alla fine sono sempre io. Siccome sei sempre molto critica nel mio modo di vestire e soprattutto mi accompagni a fare shopping come se fossi un bambino di 8 anni, devo farti vedere il nuovo brand abbigliamento che ho creato. Ta-da! Ma chi è che te la compra? Come? Mela su una rana. Un nuovo trend del 2022-2023. Cioè non è così brutta ma neanche così bella. Non la metterei per uscire ma la metterei per andare in palestra. Segui le magliette che usi come pigiama. Grazie. Che però non sono pigiama. Mi sembra la buona definizione del brand. Devo confessarvi però una cosa, perché i freelance in realtà non hanno disegnato le magliette, le ho fatte io. Pensavo di poter dare la colpa a questo Alok Tripathi per questo grandissimo risultato, ma in realtà la responsabilità è solo mia. Perché ricordatevi che la creatività all'inizio di un brand non può essere delegata, può essere solo guidata. L'idea giusta deve arrivare da voi. No, questa fa schifo. Siccome in 24 ore non abbiamo tempo di comprare uno stock, faremo tutto in print on demand. Quindi non acquisterò in anticipo la merce, non faremo stampare le magliette, ma le andremo a produrre solo nel momento in cui ci arriverà un ordine. Noi non toccheremo il prodotto, farà tutto il fornitore. Quindi potremo dedicarci interamente a capire come vendere le nostre magliette, che alla fine è quello che interessa un po' a tutti, no? Per questa sfida, come fornitore ho scelto Gelato, che fa esattamente le stesse cose che vi ho descritto prima. Potete scegliere una serie di prodotti personalizzabili e loro iniziano a stamparli solo quando voi avrete incassato i soldi da un cliente finale. Un fattore molto utile per la scelta dei fornitori, in questo caso, è la possibilità di spedire in tutto il mondo. Ho scelto Gelato perché ha tante aziende locali un po' dislocate dappertutto. Quindi, se mi arriva un ordine dall'Italia per una mia maglietta, la maglietta verrà stampata da un'azienda italiana e spedita all'interno del territorio italiano. Viceversa, se mi arriverà un ordine dagli Stati Uniti, la maglietta verrà stampata da un'azienda statunitense. Questo riduce parecchio le tempistiche e ci permette ovviamente di offrire un servizio migliore ai clienti. Altra cosa da non sottovalutare, ha un piano gratis, quindi potete testarlo senza impegno quando volete e soprattutto hanno un'assistenza dedicata, cosa che per me è importantissima. Se vi va potete passare dal link affiliato che trovate in descrizione nel primo commento e soprattutto potete usare il codice sconto Andrea, scritto tutto in maiuscolo, per avere il 60% di sconto sul vostro primo ordine. Così potete ordinarvi dei campioni per il vostro brand e testare la qualità di stampa di prodotto, senza spendere un capitale. Gelato ha un sacco di prodotti, ma io pensavo di rimanere sulle magliette e sulle felpe. Stavo pensando di fare anche i poster, ma come vedete non è proprio il massimo. All'inizio uno, quando si trova davanti a questa miriade di prodotti, potrebbe anche cadere in tentazione e quindi creare ogni tipo di prodotto diverso con il proprio disegno o logo, perché tanto non devo acquistare nulla in anticipo, è tutto gratis. E va bene, però questa cosa potrebbe essere deleteria a livello di immagine del brand. Dovete scegliere bene i prodotti che si addicono a quello che volete comunicare. Se volete creare un brand streetwear, non mettetemi le tazze, come ho visto fare da alcuni. Quindi una volta scelto il fornitore e i prodotti, passiamo alla piattaforma che ospiterà il nostro e-commerce. In questo caso ho utilizzato un mio vecchio store che aveva già un brand abbigliamento all'interno e ho aggiunto queste felpe e magliette. Questo perché non mi andava di tenere uno store praticamente vuoto. Ditemi voi se avete mai visto un brand abbigliamento con due sole magliette, appunto. Quindi un altro consiglio che vi do è di sviluppare almeno 4 o 5 design diversi quando partite. Lo store è stato creato in Shopify, classico, quindi niente di particolare, perché è la soluzione più rapida per fare delle modifiche in 24 ore. Ovviamente manderò il traffico di persone direttamente sulla pagina del prodotto, così le persone per prima cosa quando aprono il sito vedranno la maglietta e non tutto il resto. Per collegare il mio store a Gelato ho semplicemente installato l'applicazione
applicazione che Gelato prevede sul mio store Shopify e creato un prodotto direttamente da lì. Come vedete possiamo scegliere tra diverse opzioni, valutate bene il vostro brand cosa vuole comunicare. Se vendete maglie puntando alla simpatia e il prezzo concorrenziale, prendete le maglie ovviamente più economiche. Viceversa, se puntate alla qualità, guardate le opzioni più costose. Oppure ancora, se il vostro brand si basa sull'ecosostenibilità, puntate sul cotone bio. Per via della natura del mio brand, io in questo caso ho scelto la maglia più economica. A questo punto possiamo caricare e sistemare il file, in questo modo, e possiamo scegliere il mockup da importare sul nostro sito. Se avete la versione free, ne avete solo alcuni disponibili, mentre con la versione gold potete accedere a diversi mockup. Infine ho scelto il prezzo, il titolo e la descrizione, e voilà, il prodotto è attivo sul mio store e ora il sistema funzionerà in maniera automatica. Alla fine ho scelto di vendere la singola maglietta a 24,90€, contando che a me stamparla e spedirla in Europa costa circa 12,50€. Cercate di avere un margine che sia almeno il doppio del prezzo di acquisto. Se non avete traffico gratis da sfruttare, come un blog o una pagina Instagram, la pubblicità probabilmente rappresenterà la spesa più grande da sostenere. La pagina è composta dalle foto del prodotto, da una breve descrizione, da una guida a dettagli e le informazioni sulle spedizioni. Ovviamente nessuna recensione perché non abbiamo venduto ancora niente, non fate recensioni false. Se volete il processo un pochino più dettagliato, vi lascio il video qui da qualche parte e soprattutto trovate un sacco di tutorial online su YouTube. A questo punto manca solo il marketing. Per la pubblicità, dato che abbiamo poco tempo, non possiamo permetterci di fare advertising online classico, quindi le Facebook Ads o Google Ads. Per accorciare i tempi, ho scritto a un sacco di pagine meme su Instagram se avevano voglia di sponsorizzare uno dei miei prodotti. E per la bellezza di 20 euro, ho chiuso per una pubblicità, un post e una story. Pubblicherà questo post e questa story stasera a mezzanotte. Trovare le pagine nella nostra nicchia è abbastanza semplice, basta cercare le nostre parole chiave e iniziare a scorrere i profili interessanti. Ci sono un sacco di pagine che offrono visibilità in cambio di prodotti o compensi monetari, ma fatevi mandare sempre degli screen aggiornati sulle loro analytics e demografiche per evitare pagine piene di bot. Una volta che avete trovato delle pagine in target, sarà Instagram stesso a suggerirvi dei profili simili. Voi ovviamente non ragionate nell'arco di 24 ore. Le promozioni su pagine Instagram di settore vanno bene all'inizio perché vi costano poco, ma non sono proprio il massimo. Se avete un budget ridotto, vi consiglio di passare dagli influencer e quindi magari cercare di fare scambio merce, quindi mandargli un vostro capo d'abbigliamento in cambio di un post o una story. Oppure se avete un budget un pochino più consistente, anche pagandogli direttamente. Se siete esperti, magari potete pensare di fare delle sponsorizzate su TikTok o su Instagram, ma richiedono parecchio studio e soprattutto in Italia consiglio di spendere non meno di 50 euro al giorno. In ultimo, se avete già una pagina attiva con dei follower, potete cercare di monetizzare quella pagina cercando di costruire un vostro brand e quindi sfruttare il traffico gratis che vi arriverà sulla pagina. In questo caso è quasi tutto a costo zero, come avete visto. Quindi è un buon modo per monetizzare una community se avete una bella idea. Beh, in ogni caso è tutto pronto, procediamo con il test finale. È passato qualche giorno dal test che abbiamo fatto e siamo seduti sulla solita poltrona per capire se abbiamo guadagnato o perso dei soldi. Vi spiego com'è andata. La pagina americana ha postato esattamente a mezzanotte ora italiana. Il post doveva rimanere online 24 ore. Tant'è vero che nessuno inizialmente mi ha considerato, i click erano veramente pochi. Però alle 4 del mattino, incredibilmente, ho ricevuto un ordine doppio dal Canada. Cioè ragazzi, non so se avendo l'idea, qualcuno ha veramente ordinato due magliette e poi una frog. Cioè questa cosa è pazzesca. Quando mi sono svegliato la mattina ero talmente esaltato che non vedevo l'ora di fare un sacco di soldi con la mia rana. Cosa che ovviamente non è successa, tant'è che poi non abbiamo più ricevuto ordini tutto il giorno. Alla fine della fiera però, il primo giorno è andato in positivo. Di poco, ma in positivo. Vi lascio qui il riassunto. Ovviamente testardo come sono, cosa avevo mai pensato? Proviamo anche il giorno dopo, no? Quindi ho pagato la stessa pagina il giorno dopo e ovviamente zero vendite. Quindi questo cosa ci insegna? Che per lanciare un brand abbigliamento dobbiamo curare molto di più la parte di branding, la comunicazione e soprattutto dobbiamo avere un bel budget da investire, perché 20 euro non bastano. Il print on demand può aiutarci tantissimo per il fatto che non dobbiamo sostenere costi di magazzino, ma dall'altro lato dobbiamo comunque ingegnarci per vendere. Se vi va di fare un esperimento o lanciare il vostro brand, trovate il link degli strumenti che ho utilizzato in descrizione, tra cui tutte le promozioni, in particolare quella di Gelato, e se lo provate fatemi sapere come vi trovate. Come sempre vi chiedo un like, un'iscrizione al canale se questo piccolo test vi è piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo video. Aspetta, fammi concentrare.